Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e questo è il Huawei Action P2, lo smartphone del colosso cinese annunciato ieri, e adesso abbiamo la possibilità di provarlo per voi direttamente dal Mobile World Congress. Il Huawei Action P2 è uno smartphone piuttosto classico nei canoni, nello stile e nell'interfaccia. Come potete vedere abbiamo un display da 4.7 pollici, purtroppo non è Full HD ma è già un ottimo HD Ready da 1280x720 pixel, è molto molto luminoso. L'architettura hardware di questo telefono si basa su un processore quad core da 1.5 GHz di iSilicon che rende tutto piuttosto fluido. Abbiamo non i tasti dinamici dell'interfaccia, ma abbiamo una scelta di tasti statici sotto il display, scelta che è opinabile, sinceramente va a gusti. Andiamo a vedere la versione di Android. Come potete vedere abbiamo già le informazioni anche direttamente qua dell'hardware. Abbiamo inoltre, questa è la versione a 16 GB, abbiamo Android 4.1.2 Jelly Bean con l'interfaccia proprietaria Emotion UI 1.6. Interfaccia proprietaria, allora, è piuttosto particolare questa interfaccia perché ci troviamo di fronte a un telefono con delle animazioni in stile LG, praticamente senza drawer, con quasi tutto presente nelle schermate di home. Con un pinch out possiamo vedere le varie schermate, aggiungerne, eccetera. Possiamo inoltre anche cambiare i temi, abbiamo diversi temi, proviamo per esempio a cambiare, mettere questo tema più scuro, applichiamo, adesso apply. Tema applicato, come potete vedere cambia in maniera distintiva quasi ogni parte del telefono, sembra proprio un drawer di quelli che troviamo che trovavamo una volta nel market, ex market Android. Come potete vedere abbiamo anche questa animazione che ci consente le scorciatoie, messaggi, sbloccare il dialer e anche di andare nella fotocamera. Dobbiamo andare nella fotocamera. Allora, come potete vedere, fotocamera da ben 13 megapixel, fa foto a prima vista molto nitide, è molto veloce, pur avendo tra virgolette solo 1 giga di RAM. Dimensioni 136x67x8.4 mm di spessore. Nell'articolo troverete anche le informazioni relative alla data di commercializzazione e all'eventuale prezzo. Troviamo browser non Chrome ma browser di sistema classico, purtroppo non siamo connessi alla rete. Per ulteriori approfondimenti ci affidiamo a Huawei che ci invierà il simple poi più in là.